pomeriggio a tutti. Ho il pregio di presentarvi Marcello Vincenzo, segretario regionale del PD, consigliere alla regione. Oggi con la sua presenza dà l'opportunità non solo agli iscritti del PD, ma anche ai comuni cittadini di iniziare un dialogo. Risponderà alle vostre domande a solo scopo di mantenere l'impegno con l'elettorato. Dottor Vincenzo, di fronte a voi avete una piccolissima parte di 11.000 persone che hanno creduto in voi. Siete a conoscenza che diventa in piccole realtà dove la politica non riesce più ad amalgamare cittadini e quindi a condividere insieme un progetto dove noi comuni mortali abbiamo mille domande e nessuno che ci dà risposte, dove ci sentiamo abbandonati ma non stanchi di avere nuove idee e di voler raggiungere obiettivi sia per la nostra sopravvivenza che per i nostri figli e il loro futuro. Ma abbiamo bisogno di una guida, di un capitano con cui accompagnarci e ritrovare insieme il gusto della battaglia. Lo pensiamo un po' tutti, Marcello. Noi vediamo in te quello che Dio ti ha dato: forza, coraggio e lealtà per essere tu il nostro capitano. Dottor Pittella, sono sicuro che lei si è informato come sia stato difficile entrare nella sezione del PD per noi nuovi iscritti. Essendo persone nuove in politica, nonostante abbiamo i numeri, diciamo la maggioranza nella sezione di Genzano, il nostro timore è di non avere una preparazione conscia per prendere le redini della sezione di Genzano di Lucania. Quindi noi iscritti tutti, le chiediamo, ci può dare una mano per far sì che questa forza politica cresca e abbia una cultura politica adeguata, a nome di tutti, di noi iscritti, vorremmo sapere se è possibile acculturarci a riguardo. Vorrei fare una brevissima domanda in relazione alla sua posizione in merito all'emergenza Unibus, l'attesa ovviamente corrente di quello che sta succedendo naturalmente. Una domanda relativa al concetto di fusione della coalizione tra l'Università della Basilicata con l'Università Molise e della in rappresentanza di tanti giovani locali e non dell'Ateneo di Lettere, ma anche di l'Università, che ci sentiamo letteralmente abbandonati dalla politica e dalle istituzioni locali, per non parlare anche di stampa e media locali che non ci danno minimamente spazio, siamo letteralmente abbandonati da noi stessi, alla fine dalla popolazione stessa che è totalmente ignorante. E sono una ragazza che ha appena finito il corso da OSS, come tante persone lucane. Quindi la mia domanda è stata dall'inizio anche di tanti altri ragazzi come me: come mai qui in Lucania noi siamo, diciamo, costretti, tra virgolette, a pagare per fare questo corso? Costretti a pagare. È specialmente difficoltoso per tanti ragazzi, anche persone adulte che lo vogliono fare e non hanno possibilità economiche di intraprendere questo tipo di corso delle strutture ospedaliere. E poi volevo chiederle anche, nonostante questo sacrificio, che ne vale tanto questo sacrificio, abbiamo la possibilità di lavorare? Una cosa che voglio dirvi è ringraziarvi per essere qui, anche per un orario, diciamo, non proprio consono agli impegni che immagino copioso ognuno di voi tiene. È un atto, diciamo, di cortesia che mi avete voluto usare. Io vi sono molto grato di questo, e avete relazionato i vostri impegni e condizionato i vostri impegni, diciamo, a una mia scaletta piuttosto, diciamo, ferrea, però era importante. La preghiera di Caterina è andare di Giuseppe in questo senso, era importante anticipare questa nostra chiacchierata prima di venerdì, perché so che venerdì per una parte di voi, per molti di voi, c'è il primo impatto, diciamo così, con hanno rimandato il futuro, non lo so, è del primo impatto della riunione all'interno del partito. Voglio anche ringraziare Giovanna, tutti uno per uno. Giovanna e Savino
che diciamo, con cui c'è un trascorso anche piuttosto lontano, lungo, di militanza, anche un comune sentire, e oggi diciamo, recuperare a me le parole di Giovanni nel non essersi tesserata, penso che stessa cosa valga per Savino, diciamo, non solo mi consegna da un lato la tristezza del momento che viviamo come partito, ma mi consegna anche la responsabilità che noi abbiamo per tentare, attenzione, io farò un ragionamento su questo anche articolato, per tentare di recuperare una situazione difficile in tutti i paesi della Basilicata e d'Italia. Io pranzai un giorno prima della campagna elettorale a casa di Caterina, e tu c'eri, e quando io lamentai un atteggiamento nel PD e del PD non solo a Genzano, ma in tutta la Basilicata e forse anche in Italia, di diciamo, dubbia interpretazione, di dubbia fattura, per cui insomma, ne ero particolarmente risentito per atteggiamenti a volte incomprensibili che la politica e chi interpreta questo ruolo non dovrebbe assolutamente avere, pure noi le registriamo. Tu mi rispondesti, le battaglie si fanno all'interno. Io ricordo come se non fosse. E io ho deciso, nonostante 11.300 preferenze, di rimanere e di farle all'interno. Ma ci torno anche su questo. Quindi io sono un esempio vivente di grazia di Dio, di come si può avere un fede così e uno in sostituzione, diciamo, perché si possa affrontare con le spalle larghe diciamo, atteggiamenti di prevaricazione, di, diciamo, di egemonici, come voglio dire, di azione ad escludere e non a includere, che purtroppo in lungo e in largo in questa nostra società e nel nostro partito purtroppo registriamo. Un ringraziamento, Caterina, lo faccio a te. Io la prima persona che ho incontrato nel primo mese di mia legislatura regionale, la prima legislatura, questa inizia la seconda, la prima persona che ho incontrato dopo tanto tempo fu Caterina. E mi venisti a trovare a Potenza, ricordandomi i tempi andati, diciamo, non che fossi molto anziano, ma diciamo così che non sembra forse, ma gli anni passano per tutti e anche per noi, e mi ricordasti sostanzialmente molto anche il rapporto con Gianni, con mio fratello, l'amicizia, la militanza e quant'altro. E da allora è ripreso come senza soluzione di continuità, come se nulla fosse accaduto, diciamo, come se non ci fosse stata interruzione, un rapporto di grande collaborazione e di vicinanza. E io a Caterina le devo questo tributo di gratitudine per l'impegno, senza guardare dietrologia di alcun genere. Lei lo fa perché, e voi la conoscete più di me, forse meglio di me, perché è una persona seria, pulita, trasparente e particolarmente buona, anzi il suo difetto è di esserlo forse troppo, così come è generoso. Questo vale per lei, vale per tutta la sua famiglia. Glielo dico per com'è, e io torno a ringraziarla e a incitarla, a invitarla, non sono parole di circostanza, ci conosciamo da troppi anni perché siano di circostanza. Torno a ringraziarla e a invitarla a perseverare in questa azione. Caterina è venuta da me un mese fa insieme a Giuseppe a dirmi, anche con un fare molto sbrigativo per dire altro, dice: noi non abbiamo intenzione né di tesserarci, e così lo sai, né di partecipare alla vita di sezione. Con alcune persone non abbiamo, vogliamo nulla da dire, nulla da fare. Io mi sono messo a discutere con Caterina e con Giuseppe e ho tentato di convincere loro che in questo modo favoriamo coloro che intendono la politica in quel modo e che con questo approccio, che questo è un approccio sbagliato, e che l'approccio più corretto e più giusto era quello di immergersi in una realtà ostile e di fare le battaglie dall'interno, perché dall'esterno significa esattamente abdicare a un ruolo che noi abbiamo l'obbligo di avere e recitare nella società.
lei aderisce a questa idea, si persuade, con Renato e Pinucci sono due carissimi amici, compagni di strada, politici e collaboratori strettissimi, abbiamo messo in campo azioni per avere il nostro spazio e la nostra visibilità all'interno della sezione. Eppure di episodi consumati per i quali insomma, le lacrime si sono consumate, sono spese nel passato, ci avrebbero consigliato di fare altro, Giovanni, invece noi non ce lo possiamo consumare. Dobbiamo starci dentro, anche perché in questo momento il Partito Democratico è l'unica allo Stato alternativa alla fine dell'impero dell'impero berlusconiano, volevo dire dell'epoca, dell'era del berlusconismo, che sta finendo, sta crollando, e ogni giorno purtroppo lo spaccato della nostra società ci consegna anche molte amarezze sul piano dell'etica, della responsabilità, della moralità pubblica. Quello che sta uscendo fuori è una pattumiera che obiettivamente determina in noi e consegna a ognuno di noi molto cattivo odore e anche nausea. Io vorrei, più che parlare della marocchina o di altro, io gradirei che il governo parlasse dei problemi della gente, perché le cifre, io ve le elenco, poi vengo alle domande una per una, le cifre che noi registriamo in Basilicata come in Italia sono da brivido. Ecco perché dobbiamo stare bene. E dice, il PD, che è un partito ancora di transizione, rappresenta l'alternativa. Io ero anche molto attratto, diciamo così, dal dimostrare al PD, più che col cervello, con il cuore, con la passione, che potevamo fare tutti a meno di questo partito che esclude il manipolo, facendo altro. Ma ho accolto esattamente l'invito dell'epoca tua, che era Giovanni, e mi sono persuaso parlando con un ragionatore della politica, che è mio fratello Gianni, un po' più appassionato, e che mi consigliava esattamente di attendere, la dico per com'è, l'evoluzione politica nazionale, perché guardate, le sorprese ancora non sono finite, secondo il nostro punto di vista. Abbiamo il 20%, ascoltate tremate, delle famiglie italiane, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, che raggiunge, e soprattutto in Basilicata, massimo 12.000 euro di reddito annuo, il 20%, cioè in Basilicata abbiamo su 500.000 persone, 100.000 persone che non ce la possono fare. Sotto queste ci sono altre, per cui noi raggiungiamo indice di povertà pari al 30%. Abbiamo il 47% delle famiglie del Mezzogiorno d'Italia monoreddito, con consumi che sono all'esterno. E abbiamo nel Mezzogiorno d'Italia meno 4,5% del PIL, il manufatturiero. E in calo, e le esportazioni del sud della Basilicata sono meno 29% nel 2009-2010. E se noi facciamo un confronto tra sud e nord, ci accorgiamo come la forbice aumenta, perché da noi è maggiore questa incidenza rispetto al centro nord. Se queste sono le condizioni in cui versa l'Italia, e se stiamo alla Basilicata, dal 2003 ad oggi registriamo 4.000 perdite, posti di lavoro, e ci rendiamo conto che nella rubrica politica o nell'agenda politica del governo nazionale il sud d'Italia, personalmente a fare i 6x3 per la Basilicata, in cui dico guardate, l'ultima manovra Tremonti ci toglie 200 milioni di euro cash di spesa corrente, tu sai che significa, Giorgio, da amministratore, ci rendiamo conto in un taglio orizzontale che l'affanno in cui versa la regione Basilicata, nonostante i conti virtuosi, tra virgolette,
è tale che non è o noi ci ripieghiamo tutti nella responsabilità e nella partecipazione a partire dai partiti, o noi non ce la potremo fare. E siamo anche, diciamo, responsabili a tal punto da chiedere al governo nazionale, per quanto non sia del nostro colore, di darci una mano, perché non ce la potremo fare. Oggi, stamattina, in consiglio, vi prego di guardarvi nei prossimi giorni su Facebook l'intervento che io ho fatto sulla relazione che l'assessore alle attività produttive ha tenuto sulle etiche industriali. Io non ho risparmiato anche commenti severi tra le righe al nostro governo regionale. Abbiamo delle responsabilità, e se noi ancora oggi abbiamo un eccesso di burocratizzazione, e le imprese con questa burocrazia non investono, se noi sostanzialmente non, diciamo, mettiamo in campo anche strumenti che abbiamo a disposizione, e che però, diciamo così, non se questo noi non lo facciamo e non lo facciamo sentire con la nostra voce e con il nostro impegno, diventa complicato reggere l'impatto. E io ho preso carta e penna e il giorno dei morti mi sono messo esattamente a leggermi nuovamente la relazione, a fare gli appunti, e oggi ho costruito un intervento che dice esattamente: ma le politiche industriali in Basilicata, ma voi pensate, o noi pensiamo che facciamo i bandi di work experience e risolviamo il problema, o noi facciamo il bando sull'innovazione, diciamo così, per l'industria, per l'occupazione, risolviamo il problema, quest'ultimo, il reddito ponte, che è uno strumento su cui noi dovremmo approfondire molto, per la verità ci sono molti dubbi e molte perplessità, ma se anche volessimo prenderlo per buono, cioè come positivo, perché è un ulteriore sforzo che fa la regione Basilicata, ma pensiamo che in questa maniera lo risolviamo, o più radicalmente noi ci poniamo il tema di come utilizziamo i fondi per la scuola, l'università, la formazione e l'innovazione e la ricerca, e facciamo viaggiare questo blocco insieme allo sviluppo e alle politiche industriali. E se noi pensiamo, e se a questo aggiungiamo anche una politica per le infrastrutture, io dico attenzione, almeno l'idea con la quale andiamo a confronto col governo nazionale per consegnare alla Basilicata il ruolo di cerniera, ce lo dice la Svimez, possibile che noi non siamo in grado, sono anni che io almeno mi sto sgolando per dire che se noi non costruiamo le infrastrutture che collegano all'interno la Basilicata i vari territori, ma anche che collegano la Basilicata al resto del meridione, noi non ce la potremo fare. E se abbiamo 180 milioni di euro progetto Saurina che non si fa, abbiamo bisogno di recuperare quei soldi insieme ad altri e dire al governo nazionale, su un piano di negoziato, quali sono sostanzialmente le infrastrutture che noi vogliamo realizzare e su cui noi vogliamo puntare per far decolare questa Basilicata nel Mezzogiorno d'Italia. Altrimenti, se pensiamo a un governo fai da te, facciamo l'errore che fa Berlusconi, che pensa che può fare a meno del mondo e dell'Europa, perché lui tanto sa, l'Italia la ritiene l'isola di San Marino, per cui sostanzialmente esentasse tutto, c'era la deregulation per tutto e ritiene di poter fare ogni cosa. Non è così, tanto che lo Stato, il paese Italia, si trova in una grandissima crisi. A Maria Antonietta, ci do del tu, ci diamo del tu, e quindi noi spendiamo, tu sai quanto spendiamo per l'università? No, lo so, te lo dico. È normale che tu non lo sappia. Anche questo strumento, oltre queste azioni, certo, servono per informare. La Basilicata, cioè l'università di Basilicata, vive, diciamo, tra virgolette, sulle spalle della Basilicata, della regione Basilicata. Vabbè? Noi mettiamo 10 milioni di euro ogni anno per dare e consentire alla Università di Basilicata di tenere aperte le facoltà e farle funzionare. Chiaro? E quando noi chiediamo, attenzione, il rendiconto all'Università di come, diciamo, non vogliamo sapere di come spendono, perché ci devono portare gli scontrini, non è questo ovviamente, ma di come sostanzialmente immagino la programmazione della loro attività educativa e formativa, si anche risente. Perché è vero che la politica è spesso stata definita propriamente e impropriamente una lobby, ma guardate che l'università non è una cosa molto interna, obiettivamente, e non parlo di studenti, e lo dico con molta, diciamo, serenità, responsabilità,
perché io sono uno di quelli che dialoga con il rettore, che è persona anche aperta, anche disponibile, che ha suggerito al rettore di mettere la seconda università del mondo a costo zero sostanzialmente, quasi, per sottomutuo, avendo io fatto una legge per loro e avendo detto guardate che noi recuperiamo in Basilicata migliaia di sottomutui del mondo, non d'Italia. Quindi noi dobbiamo pensare esattamente in questa ottica, ma dico una cosa magari a cui nessuno aveva pensato. Allora abbiamo bisogno di capire dove va il mondo, dove va la società, dove va lo sbocco lavorativo e avere il coraggio, come fa un'altra regione, di pagare, sostituirsi alle famiglie nel pagare le tasse universitarie per coloro i quali si iscrivono a facoltà scientifiche e non umanistiche. Sapete perché lo dico? No, non perché non voglio che sia così, voglio che sia così, attenzione, perché voglio capire esattamente per chi è dentro a questo mondo e ha deciso di fare lettere classiche, lettere antiche, oppure non so che cosa fai tu, lettere moderne, benissimo, ha bisogno chi sta dentro di avere, diciamo, in un orizzonte più ampio della Basilicata la possibilità di un piede, o sbaglio? E dato che la Germini ci dà, cioè, un corpo mancino, un corpo troppo basso rispetto alla scuola, capisci bene che il tuo impiego rispetto al mondo della scuola diventa anche un po' più in difficoltà. Spero che cambi il governo e che si ripristino sostanzialmente le regole e le condizioni per aprire nuovamente la frontiera della scuola, altrimenti quella ce la fa vedere grigia e dobbiamo inventarci come. Se però noi sformiamo, diciamo, 1000 laureati in lettere moderne in Basilicata, capiamo perfettamente bene che non ci sono le condizioni per poter far, diciamo, metterle, veicolare nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro, tutte quante. Stessa cosa vale per gli scienziati forestali, fatemi passare questo tema. Dopodiché tu ti ritrovi che una bravissima o un bravissimo infermiere che fa scienze infermieristiche lavora un minuto dopo si è laureato, e tu che, diciamo, hai fatto 5 anni di lettere moderne eccetera eccetera, rischi, diciamo così, nella prospettiva di guardarti la tua pergamena. È un ragionamento che dobbiamo farci in maniera cruda e diretta. Allora io dico, vogliamo indirizzare le politiche industriali e di sviluppo verso quale canale? Io penso all'energia, io penso alle nanotecnologie, io penso al turismo, penso al sociale, c'è anche il settore imprenditoriale vero e proprio, manufatturiero. Però è anche vero che noi dobbiamo, il ventaglio dobbiamo ampliare, perché? Perché se noi ci tappiamo gli occhi e non guardiamo dove va il mondo, rischiamo sostanzialmente di continuare a fare la guerra quando la guerra è finita, e allora dovremmo probabilmente mettere uno stop e dire all'università: attenzione, non sfornate più questo titolo, ma sforniamone un altro, perché è quello che ha più possibilità. Cioè, se non mettiamo insieme scuola, formazione con politiche di sviluppo, noi non ce la potremo fare a reggere. E chi fa tutto questo? A chi affidate tutto questo? Ma che avete firmato qualche cambiare in bianco voi? A Pittella? No, io non la concepisco così. Io penso che siamo insieme a tentare di nutrirci vicendevolmente e mettere su idee, progetti e proposte, altrimenti non ce la potremmo fare. Né Pittella è in grado di avere bacchette magiche per dire risolvo un problema, due, dieci, e poi tutti gli altri 100.000 che cosa ne faccio. Cioè, facciamo anche questo, però sostanzialmente non è così l'approccio. Allora io penso, quando Marandretto mi dice ci sono problemi di diffusione, io penso che non ci sono problemi di diffusione allo stato attuale. Se fosse, te lo dico per com'è, per il governo nazionale l'avremmo già chiusa, perché loro hanno un'idea diversa dell'università, della scuola, della formazione. E dato che tagliano in maniera incredibile, oltre che su questo anche sulla ricerca e sull'innovazione, capisci bene che o facciamo fronte noi o non regge. E nel momento in cui noi facciamo fronte, non possiamo consentirci di, diciamo così, di ridurre la nostra dimensione, la nostra dignità anche di istituzione scolastica, fondendoci e, diciamo così, abbandonando sostanzialmente il nostro ruolo. Possiamo immaginare delle collaborazioni. Benvengono le collaborazioni. L'abbiamo fatto con l'università
di Catanzaro per i neuropsicomotricisti su una mia, su una mia legge, perché lì c'è la facoltà di medicina. Ma assolutamente scongiurerei sostanzialmente questa cosa. Caterina che mi dice, il corso, perché si paga il corso? Il corso si paga perché c'è una, a monte del bando c'è una legge nazionale che consente questo. Diciamo, te la dico con una punta d'orgoglio ma anche di tristezza perché non sono riuscito. Io ho fatto 3 anni fa, l'assessore Audiglio e l'assessore della formazione, una proposta chiedendo formalmente di istituire corsi per OSS gratuiti e non fare e non badare al contingentamento che noi abbiamo, perché tu sai che il corso per OSS, diciamo, oltre 90 persone dislocate per aree non va, e sai anche che tu entri nel corso di OSS non per segnalazione, raccomandazione o per colloquio, per titolo. Per cui è, diciamo, il massimo della trasparenza. Io ho i titoli dentro, non ho i titoli sto fuori. Sostanzialmente molti ricorrono, diciamo, alla vicina campagna e anche al pagamento, strutture private, forse, diciamo, di formazione, rilasciano questi certificati. Oggi se lo fanno a potenza non te lo so più. Io continuo a dire che è in discussione un provvedimento su mia proposta per istituire corsi di OSS regionali, anche per abbattere sostanzialmente il costo possibile. L'occupazione, attenzione, noi abbiamo, perché quelli siamo, l'ASM, che sarebbe l'azienda sanitaria di Matera, Materano, sostanzialmente che ha già espletato il concorso. Abbiamo il CROP che ha espletato il concorso, abbiamo l'ASP che ha in corso il concorso, nel senso che è già la terza prova, dire c'è un casino grande quanto l'oceano, perché 35 OSS che hanno lavorato per 3 anni nell'ex ASL 3 sono stati sbattuti fuori senza saperne come, nonostante i sindacati noi già avessimo insistito, e abbiamo il San Carlo che dovrà bandire il concorso. Queste sono le condizioni nel quale vogliamo svolgere in provincia di Potenza la gara PASP per l'assistenza domiciliare integrale, che spero cambi il volto dell'assistenza, la renda più vicina al cittadino, la renda più umana, la renda più di qualità e di competenza. Dovrà necessariamente nutrirsi di figure professionali che vanno dall'educatore professionale all'osso, agli OTA, agli OSA, ai psicologi, cioè c'è tutto un ventaglio di figure professionali che il territorio e la medicina preventiva del territorio devono garantire. E noi dobbiamo fare una battaglia. Quando il sottoscritto dice attenzione, la sanità non è ospedale soltanto, perché sbagliamo se pensiamo questo, ma la sanità è innanzitutto territorio, significa esattamente questo. Perché se noi, l'ho detto nella relazione oggi in consiglio, se noi volessimo mettere in campo un'assistenza agli anziani di questa nostra regione utilizzando un po' di risorse, ma sapete che noi potremmo assumere qualche migliaio di OSS? Ma sapete che significa mettere in moto questo meccanismo? Allora io dico, attenzione, non è tutto rose e fiori, ci sono molte spine, c'è da soffrire, però abbiamo un orizzonte, almeno secondo il mio punto di vista e il mio pensiero. Dico ancora a Giuseppe e lo dico anche a Giovanni, e sono sostanzialmente quelli relativi al partito, io non scordo, ve la dico così come la penso, nel nostro partito, diciamo così, una reale volontà a rinnovare meccanismi, metodi, approcci, e che spesso, diciamo così, la mediazione ci porta anche un poco, diciamo così, a subire alcune e a mal tollerare, a mal digerire alcuni atteggiamenti. Spesso si discute di qual è la soluzione migliore e sono anime a confronto anche in segreteria regionale, e io non, diciamo così, risparmio nessuno
nel dire esattamente quello che penso. E purtroppo la situazione di palazzo, di Genzano, pari a quella di Palazzo, perciò dicevo, pari a quella di Massimo Novo, vi cito alcuni esempi, pari a quella di Cersosi, quindi abbiamo toccato i quattro punti cardinali della nostra provincia, griderebbe vendetta. E lì, e purtroppo, nonostante ci fosse uno che fa da guardia e che rompe le scatole, perdonate questo termine, tutti i giorni anche al segretario provinciale, regionale, di segreteria, quando, cioè io non sono uno di quelli che si nasconde dietro un dito e dice le cose per come sono, nonostante tutto, diciamo così, questo partito è ancora, si avvita un po' troppo su se stesso, ancora pettina le bandole, ancora si guarda la punta dei piedi, non si accorge che fuori c'è una società in fermento, in evoluzione, e rischia questo partito di non parlare più alla gente, di non ascoltare più la gente e di non essere percepito dalla gente. Per cui se noi non diamo una scossa a questo partito giovane, noi non ce la potremo fare neanche a Genzano. E io che pure vengo come te, diciamo, dalla stretta osservanza e conosco il codice etico di un partito, per cui un vice segretario va in sezione, se viene invitato ovviamente, guardate che qua c'è anche l'abitudine, diciamo, quando non sei di stretta osservanza di non essere invitato, ma la cosa non mi preoccupa, sostanzialmente, nonostante fossi di stretta osservanza come te, io dico attenzione, ci sono luoghi, metodi e modi per fare la politica che possono tranquillamente superare anche quelle piccolezze, quegli atteggiamenti, diciamo, di bieco frazionismo che non servono neanche a loro. Allora, io la penso così e l'invito mio è quello di stare sui contenuti e sul merito delle questioni. Abbiamo bisogno di recuperare questo tipo di tensione, questo tipo di responsabilità. E lo possiamo fare se noi costruiamo una rete, che è quella vera poi, non è quella che appare. Io il mio successo l'ho costruito esattamente così. E quando quelli si meravigliavano perché sostanzialmente non capivano da dove uscivano tutti questi voti, è perché non si rendono conto che la politica è fatta di contatto, di guardarsi negli occhi, di prendersi le cazziate, di prendersi anche le gratificazioni, di fare proposte, di lottare, di battagliare, di stare in mezzo alla gente. Cioè la politica è inclusiva a 360 gradi, è fatta di passione. E se loro pensano che non sono assessore e così risolvono i loro problemi, si sbagliano. E dato che io lo metto su Facebook, quindi immaginate esattamente io come la penso. Cioè io mi sento un uomo libero e mi devono sopportare. Io non gli posso fare il regalo di andarmi. E non lo voglio fare, ammesso che qualcuno pensi questo. E dato che il PD ha da affrontare innanzitutto una battaglia che è contro questo governo nazionale, e lo deve fare questa battaglia insieme ai suoi alleati di centrosinistra, nella correttezza sicuramente, nella lealtà, possibilmente nella chiarezza delle posizioni e del rapporto all'interno del proprio partito. Noi abbiamo bisogno esattamente di coagulare le forze, di richiamarci alla responsabilità se la battaglia è questa, e probabilmente a marzo si voterà. E sappiate che io sono uno di quelli che non è interessato, assolutamente non è interessato, e però ha chiesto per iscritto che vuole le primarie. Perché? Perché quello è un esercizio democratico, perché non me lo deve imporre nessuno che deve essere parlamentare, visto e considerato che ormai non lo puoi neanche più votare con la preferenza, quello è imposto, è nominato. Se sei primo, sei eletto, sei bravo, non sei bravo, se fatica o no, è io che sbatto la mattina alla sera e lavoro a contatto con la gente, diciamo così, e sto in trincea dalla mattina alla sera, che faccio? Porto il codazzo, che faccio? Voglio partecipare democraticamente, voglio ridare ai cittadini, agli iscritti e anche ai non iscritti il diritto e dovere di partecipare realmente a questo processo democratico. Ecco perché io vi invito con questa passione a star dentro. E se dopo le elezioni anticipate, che probabilmente ci saranno, vedremo che cosa accadrà. Se si vota con questo sistema elettorale senza cambiare la legge,
lui vince alla Camera e noi vinciamo al Senato, ma voi pensate che possiamo governare l'Italia così? Dovete stare un altro anno per fare le riforme, forse, e poi andremo a votare. Se noi lo diciamo ai cittadini, probabilmente ci viene fuori, non ne voglio sapere nulla, perché sono un po' schifati dalla politica, perché sono un po' distanti dalle istituzioni, sono tutti incazzati perché non ce la fanno arrivare a fine mese, e queste mie teorie o chiacchiere, parliamoci di altro, non lo vogliono sentire. Ma a qualcuno questa responsabilità e questo tema lo vogliamo affidare, oppure ci date una delega in bianco, voi gliela diamo una delega in bianco, così fanno quello che vogliono e punto. E noi ci stiamo a casa, se ci arriva lo stipendio a fine mese bene, se non ci arriva pazienza. Noi abbiamo bisogno di uno scatto di orgoglio e di impegno. Ecco perché dico Giovà, secondo me dobbiamo starci dentro a pieno titolo e dobbiamo dare in sezione a dire la nostra, non come se è bello o come se è brutto, esattamente rispetto ai problemi di Genzano, rispetto ai problemi di questa regione. Discutere, fare formazione politica, perché noi Giuseppe l'abbiamo fatta la formazione politica e secondo me questo schema va replicato, va moltiplicato. E di questi incontri, capirei, su temi specifici che possono andare dalla sanità al mondo produttivo, eccetera, ne possiamo fare centinaia, io sono a disposizione, io ho bisogno di voi. Questo è quello che io vi voglio consegnare come responsabilità e come mandato. Io non voglio deleghe in bianco, siamo lontani dal voto, per cui voglio dire, ve lo dice uno che non ha interesse domani mattina, è qui dopo il voto, e già ci sono rivenute, ci voglio rivenire. E voglio mettere in campo tutte le iniziative possibili, dalla web tv a Facebook, alla mail list, agli incontri, a tu per tu, one to one, face to face, cioè voglio dire in corali, perché noi abbiamo bisogno sostanzialmente di potenziare questa rete, ed è solo, guardate, questa rete di collegamento che sta sulla proposta, sul merito, che ci consegna ancora la speranza e la fiducia, e che tenta di arrestare questa frana che c'è anche per certi aspetti dentro il nostro partito. E noi, se vogliamo dire a Roberto Speranza, che è un giovane di 30 anni e che ha vinto il congresso esattamente su queste prerogative, quelle che io vi ho enucleato e diciamo e comunicato, abbiamo bisogno di aiutarlo su questa direzione, abbiamo bisogno di rafforzare la sua azione in questa direzione. E voi sapete perfettamente che ci sono spinte che vanno in alto. Io penso che, Caterina, dobbiamo affrontare la vita di partito, guardate, sarà dura, per il suo stomaco c'è, in questa maniera, e sancire, diciamo così, la cifra del nostro impegno attraverso una proposta. È il mondo che ti dice, tu pensa alla salute, che c'è chi pensa quello.